Sì, ma capita per caso, capita anche per caso, è l'ultimo mio banchetto da presidente, poi dopo 6 anni per statuto bisogna lasciare, però capita per caso perché si gira di anno in anno, 17 anni fa era stato fatto nella Lupa, quindi toccava questo, è venuto bene, è venuto un bel finale. Soddisfazioni perché ho trovato un bel gruppo di amici, perché il comitato è di famiglia, perché mio babbo c'era stato 35 anni da segretario, quindi sono cresciuto con l'idea del comitato e di quello che ha fatto e di quello che cercherà di fare. Ho trovato un bel gruppo di amici, gente che mi ha dato una mano, si è lavorato tanto, e, come è sempre stato per il comitato, e quindi bene, bene. Il comitato è nato per tramandare e salvaguardare le tradizioni, con i problemi che sorgono di epoca in epoca diversi. I problemi al momento, il palio, le contrade ce l'hanno come ce l'hanno sempre avute, bisogna in qualche modo vedere di cambiare, di fare qualche cosa, ma tutto sempre nella tradizione. Il palio e le contrade fino ad ora sono vissute perché si sono cambiate, perché sono mutate con i tempi. Il cambiamento non è assolutamente una cosa brutta, bisogna vedere noi contradaioli di salvaguardare le tradizioni, non diamo sempre la colpa agli agenti esterni che vogliono farci cambiare, perché tanti cambiamenti sono dovuti alle nostre problematiche interne. Quindi chi ci vuole far cambiare bisogna fargli capire della fortuna che ha avuto a essere a Siena e non in altri posti. L'educazione civica che abbiamo a Siena forse è difficile trovare in altre parti d'Italia, quindi bisogna aiutarli a fargli capire quello che sono il palio e le contrade. Poi però noi all'interno delle contrade bisogna vedere di tramandare quelle che sono tutte le nostre tradizioni, tutte le nostre realtà e tutti i nostri valori. Bisogna essere bravi noi all'interno delle contrade a vedere di mutare con il mutamento dei tempi, quindi quello sì. Le contrade ora stanno affrontando, ci sono dei numeri enormi in ogni contrada, cosa che prima, 30 anni fa, 40 anni fa, ora ve lo dirò anche dopo al discorso, non c'erano. Eppure la città forse aveva anche più abitanti di adesso. Eppure le contrade venivano frequentate un po' meno, ma non perché non ci fosse attaccamento, perché è cambiato tante cose all'interno delle mura. Bisogna vedere noi anche con questi grossi numeri di riuscire a mantenere invece quelle erano le tradizioni base, quindi l'attaccamento al rione, alle strade, quelle sono le fondamentali, che tutto è cambiato nei secoli. L'unione se non è mai cambiato, il filo conduttore è stato gli abitanti contradaioli che hanno vissuto nelle strade, perché erano ad esempio da quelli più giovani, perché avevano un controllo nel territorio. Quello sì, e quello a noi ci piace andare a insegnare nelle scuole dei bambini. Il comitato a volte è stato un po' più avanti di tante altre istituzioni contradaioli, forse perché del comitato faceva parte il popolo, soprattutto prima, adesso no, meno tra le dirigenze di contrada, soprattutto prima, adesso no, ci sono priori che sono contradaioli veri, gente come noi, gente vera di contrada, una volta un po' meno, e il comitato è sempre stato un passettino avanti, e non a caso dagli anni 80 noi andiamo nelle scuole, prima con il libro contrada e palio è, ora quella cosa dei bambini delle scuole ci ha preso passione, ci dà tante soddisfazioni e riusciamo con loro a creare dei bei progetti, devo dire la verità, perché è da ottobre noi andiamo nelle scuole elementari e medie di Siena e della provincia alcune a cercare di parlare di Siena, non solo di palio, soprattutto di Siena, arte e cultura di questa città, e quindi cerchiamo di insegnare qualcosa a questi bambini. Da ottobre, si è finito 2 settimane fa, e lì ci sarà la mostra dal 10 al 13 maggio, con poi stati tutti elaborati, disegni che i bambini ci donano, e quindi come partì la prima volta quasi a caso, ormai è diventata un'abitudine, e il 10 di maggio, la mattina alle 10, ci saranno sempre 500-600 bambini che inondano la piazza e il cortile del Podestà per passare 2 ore tutti insieme in Piazza del Campo. Uno dei progetti che ci ha dato maggior soddisfazione negli ultimi anni, quello sì.